Buonasera e bentornati a TG2 Storia. I più reticenti sono i genitori. Non riescono a raccontare che i loro figli si trovano in Hikikomori. Così si chiama lo stato di profonda sofferenza psichica che costringe alcuni adolescenti a vivere autoreclusi nella propria stanza, con il computer come unica finestra sul mondo. Una sindrome che si è manifestata all'inizio in Giappone, ma che adesso si è diffusa anche in Italia. Da Trento ascoltiamo le testimonianze di padri e madri che lottano contro un nemico invisibile per salvare i loro figli. Il servizio di Massimiliano Chiavarone. Eravamo al mare e ha cominciato stranamente a non voler andare a fare il bagno. Ecco, lei è un amante dell'acqua, lei 15 giorni di mare non ha fatto un bagno solo. E poi, tornati a casa, ha cominciato piano piano a fare fatica a andare a scuola, l'anno della terza media è stato. E il computer per lei era come il suo amico, insomma, il suo unico amico. Non è capita all'esterno, non è... E lei si vergogna di questo? Ma all'inizio un po' sì, sembrava quasi che non fossimo abbastanza bravi noi. La vergogna di raccontarlo perché si è sicuri di non essere capiti, perché non si vuole essere additati come quelli che non sanno educare i figli, per questo crescono strani, soprattutto se si vive in piccoli centri. Ecco perché l'uomo che parla è di spalle, ha perfino il capo coperto e la sua voce è camuffata. Sono le condizioni che ha chiesto per raccontarci la sua storia e quella di sua figlia che da quando aveva 12 anni ha scelto l'Hikikomori, cioè si è autocondannata a vivere nella sua cameretta. Ha smesso di andare a scuola, ha tagliato i ponti con l'esterno e ha deciso di trascorrere il resto della sua esistenza come una sepolta viva, sviluppando una dipendenza dal computer. Uno stato di anoressia sociale, un fenomeno nuovo e ancora non studiato a fondo. Le vittime sono duplici, i figli e i genitori che non sanno come spiegare e spiegarsi quello che succede. Come questa madre, anche lei ha deciso di raccontare, anche lei ha chiesto di mantenere l'anonimato. Lei viveva sempre al buio, è come se fosse davvero andata in letargo. Da piccola la chiamavano principessa, anche lei voleva essere chiamata principessa e adesso mi viene da dire che quella maschera di perfezione che forse noi le abbiamo cucito addosso e che lei si è indossata, fino a un certo punto è andata bene e poi è diventata stretta. I giovani Hikiko sono soffocati dalla vergogna di non riuscire a soddisfare le aspettative degli adulti. Quella vergogna che, come Giano Bifronte, è la stessa che provano i genitori, ma per motivi diversi. Perché quello che capita ai loro figli sembra paradossale e in apparenza rende manifesta una loro presunta incapacità di essere padri e madri. A Trento sono sorti gruppi di aiuto. I genitori hanno proprio il bisogno di potersi incontrare, di potersi confrontare con chi ha il problema, perché spesso si sentono anche giudicati. Il non capire, l'assenza di contatti, quando diventano permanenti, possono portare alla disperazione. E una madre, per frantumare la barriera del silenzio, come ci racconta, arriva a scrivere una lettera immaginando che a farlo sia sua figlia per spiegarle quello che le sta accadendo. Cara mamma, ti scrivo queste righe per dirti quello che non riesco a dirti. Dammi il tempo di tornare. Il computer però, osservano gli esperti, non è la causa dell'isolamento sociale, ma viene usato come modo per restare agganciati al mondo esterno. All'inizio andava in bagno col computer, andava davanti al frigorifero col computer in mano. L'utilizzo di internet può rappresentare l'unica forma di contatto col sociale. Ma c'è il caso che la rabbia del minore si esprima come autolesionismo. Si è tagliata qualche anno fa le braccia, il pensiero che la sua pelle... sia così segnata è una cosa che veramente mi angoscia. Agire su più fronti, cambiare la modalità di pensiero, può essere una luce in tanta oscurità. Abbiamo capito che non dobbiamo combattere il computer e non dobbiamo preoccuparci del fatto che ha invertito il sonno veglia, ma dobbiamo preoccuparci di aiutarla a fare cose di senso perché lei trovi stimoli nuovi. In Trentino, per affrontare le fragilità degli adolescenti, è stato istituito presso l'azienda sanitaria provinciale lo SMAC, che sembra l'unica realtà in Italia di questo tipo, cioè equip ridotte formate da un neuropsichiatra infantile, uno psicologo e un terapista della riabilitazione psichiatrica che fanno interventi anche a domicilio del minore. Ma bisogna operare su più strade, sempre in Trentino, per casi di autoreclusione, la stessa scuola a mettere a punto programmi personalizzati. Con i servizi sociali
magari si attiva un'educativa a domicilio e quindi un educatore che va e supporta il ragazzino anche nel percorso scolastico. Oltre 500.000 gli adolescenti in Hikikomori, in Giappone, dove il fenomeno ha cominciato a manifestarsi. Alcune migliaia in Italia. Ma perché i teenager scelgono di fare gli eremiti? Lei non ha ancora chiaro il perché è angosciata, non riesce a definire il contorno di questa angoscia. Non presentano un disturbo del tono dell'umore, è proprio un'abdicazione alla vita che loro ritengono possa comportare solo dei fallimenti. Cercare di entrare nel mondo dell'autorecluso per aiutarlo a venirne fuori con gentilezza e pazienza. Questo atteggiamento porta risultati. Dall'Hikikomori si può uscire, come racconta questa madre. Adesso non sta più nel letto tutto il giorno, poi esce, viene con noi e sto lavorando con lei come se lei fosse una bambina piccolissima che ha bisogno di tutta l'attenzione della mamma. Per alcuni ci sono traumi come il bullismo che possono spingere gli adolescenti ad isolarsi, ma allargando la prospettiva, l'Hikikomori può essere anche un segnale del cambiamento del concetto di famiglia. Per uno spostamento di tutta la famiglia verso una dimensione affettiva, verso un'attenzione ai che i figli realizzino la loro naturale inclinazione, non preparandoli in questo modo ad affrontare le difficoltà. Dunque, questo tipo di sofferenza tra gli adolescenti può essere la spia di una svolta epocale, quella della ricerca di nuove basi su cui costruire se stessi. Un percorso che può avvenire solo in famiglia. Quella famiglia che deve recuperare il suo ruolo di palestra, dove imparare anche ad affrontare la vita.